Buongiorno a tutti, eccomi finalmente tornata con un nuovo episodio di The Sims. Abbiamo fatto tornare a casa Aria, che tra l'altro ha urgentemente bisogno di andare in bagno. Per quanto riguarda l'arredamento della casa, in tanti mi avete detto, ma sì, utilizza comunque il trucchetto dei soldi per finire la casa prima. Però stavolta non voglio farlo, quindi al momento vivrà in questa casa molto molto vuota. Quindi come prima cosa facciamolo andare in bagno, anche perché domani, quindi fra poco, dovrà andare a scuola. Inizierà il suo primo giorno di scuola. È tornata dalla location dove eravamo prima, quindi in piscina. Ha finito di ballare con la sua amica Lola e adesso è tornata appunto a casa. Domani vedremo insieme, domani la manderemo a scuola e andremo a scuola con lei perché ho scaricato appunto, come vi dicevo, nell'episodio precedente la mod che si può scaricare gratuitamente. Magari vi lascio il link qua sotto nell'info box se volete scaricarla anche voi. È davvero molto molto semplice comunque. E per poter andare con i nostri sim a scuola. Ovviamente però per poter utilizzare questa mod avete bisogno dell'espansione al lavoro, proprio perché si seguiranno i sim come nell'espansione al lavoro, in questo caso a scuola. Quindi se non avete questa espansione è inutile che scaricate questa mod perché non servirà e non potrà ovviamente funzionare. Comunque ha bisogno anche di mangiare e vedo che si è preparata qualcosa, però l'altra volta mi avete detto se non metto in cucina un mobiletto, effettivamente lei non può cucinare qualcosa, quindi magari facciamolo subito. Mettiamo giusto un ripiano per poter cucinare e mettiamo il più economico, tipo questo da 100 euro. Direi che è perfetto. Mettiamolo di che colore? Grigio? Vediamo se ci sta bene. Allora lo possiamo fare grigio oppure lo possiamo fare nero. Anche nero è carino, sì. Lasciamolo così e magari giriamo anche il piano. Cottura, perfetto. E non ha un lavandino, quindi magari facciamo una cosa. Tanto qualcosina abbiamo ancora. Quindi mettiamone uno qui. E mettiamo il lavandino. Anche qua mettiamo il più economico, praticamente o questo da 160, così ci avanzano due simoleon, oppure questo qui. Ok, mettiamo questo e al momento ragazze abbiamo, ragazzi, perché so che siete anche sono anche ragazze che guardano questi video, abbiamo soltanto 37 simoleon. Ebbene sì, è davvero pochissimo, quindi dovrà trovarsi anche un lavoretto. Ok, fatto questo, mangia i cereali, finiscili e poi magari vediamo un po' quante persone hai conosciuto al momento, soltanto due, quindi devi conoscere ancora un po' di personcine. E poi magari vieni qui al computer e facciamo socializza e chatta con Lola. Poi magari facciamo anche altre scelte. Internet, vediamo un po'. Guarda video divertenti su Sim TV. E poi direi di cambiarti d'abito. Mettiamo il look da notte perché fra poco devi andare a letto perché domani devi andare a scuola. Facciamola chattare un pochettino. Ok, direi che così può bastare. Comunque bellissimo questo computer, cioè è davvero grosso. Appena abbiamo qualche soldino lo cambiamo sicuramente. Divertiti un pochettino prima di andare a dormire. Questa è una delle mie abitudini. La sera prima di andare a letto sto sempre metto sempre al computer e guardo sempre dei video su YouTube, proprio come sta facendo lei adesso. Fatemi sapere se vi piacerebbe vedere anche l'utilizzo di altre mod che si possono sempre scaricare gratuitamente, però prima non ve l'ho detto, ovviamente per utilizzarle dovete attivare il materiale personalizzato perché alla fine in sostanza sempre di materiale personalizzato si tratta. Ok, direi che è arrivato il momento di andare a dormire perché sono le 10 e un quarto di sera, quindi direi dormi, dai, vai a letto, brava. La camera è molto ricca di cose, devo dire, non c'è praticamente niente. Facciamola dormire fino a domattina. Vediamo tra l'altro il meteo com'è. Abbiamo parzialmente nuvoloso
e abbastanza freddo, una media temperatura. Ok, sono le 5:35 e tu sei a disagio, poverina è a disagio perché ha bisogno di mangiare e di farsi un bagno. Quindi come prima cosa fai una doccia calda e sensuale e poi facciamo cucina, anzi facciamo, fai colazione e mangia macedonia di frutta. Dovremmo anche mettere una radio, uno stereo per ballare, visto che lei è una scatenata, quindi ha bisogno anche di uno stereo per ascoltare la musica. Piano piano metteremo tutto. E va a scuola alle 8, quindi fra un paio di ore. Oddio, devo fare i compiti a casa e non li ha iniziati, ci ho fatto caso adesso. Vediamo se riusciamo a farglieli fare. Veloce, veloce, fai i compiti. Poveretta. I compiti alle 6:30 della mattina. Aria andrà a scuola fra circa un'ora, esatto. Brava. E il tuo primo piatto l'hai preparato, complimenti. Dai, mangia qualcosina. Anche se, no, hai decisamente bisogno di mangiare, decisamente. Quindi mangia con calma, poi vediamo se riesci a fare giusto qualche compitino prima di andare a scuola. Ok, direi che adesso è arrivato il momento di fare i compiti, ma no, non ce la fa decisamente perché sono le 8, ebbene sì, niente. Ed ecco qua, allora, come vi dicevo, avendo scaricato la moda Go to School, ovviamente ci chiedono se vogliamo partecipare, quindi se vogliamo seguire Aria a scuola oppure se non vogliamo andare. Ovviamente l'abbiamo scaricata per un motivo, quindi direi che dobbiamo andare. Ed eccoci qua, ed eccoci arrivati a scuola. Allora, innanzitutto pausa, stop. Ok, vediamo un attimo di cosa si tratta. Come vi dicevo, ovviamente sono andata a scaricare una scuola superiore e ho posizionato in questo lotto. Ho scelto una scuola abbastanza grande, come potete vedere. Ci sono un sacco di aule con diverse attività. Ve la faccio vedere prima da fuori. Eccola qua, è davvero davvero grande, come potete notare questo è l'ingresso e qui invece c'è la scuola elementare, qui abbiamo una parte esterna per fare attività fisica, ma andiamo a vedere quello che c'è all'interno. Ah, ok, giù qui sotto abbiamo anche la piscina, abbiamo la palestra e qui invece abbiamo l'aula dove si può cucinare, esatto, perché ci sono, non avevo fatto caso l'altra volta quando ho scaricato il lotto, ma ci sono le cucine, no vabbè, tipo MasterChef, troppo bello. Qui abbiamo gli spogliatoi e invece al piano superiore abbiamo, allora, questo è l'ingresso, dov'è? Eccolo qua. Allora, sto facendo un po' di casino, ok. Questo è l'ingresso, quindi si entra e subito qui sulla sinistra c'è la zona ristoro, quindi ci sono i tavolini, c'è la possibilità di prendersi qualcosa, di comprare uno spuntino, di cucinarsi qualcosa, molto molto bella questa cosa. Poi abbiamo ovviamente tutti gli armadietti dei vari alunni, super americana questa cosa, mi piace molto. Qua ci sono i bagni per ragazzi e per ragazze. Invece qui abbiamo l'aula del preside, direi proprio di sì, il suo ufficio, decisamente. Poi qui invece abbiamo, sì, sempre per il preside o comunque per la segretaria, un bell'ufficio molto grande. Poi qui invece abbiamo l'aula per dipingere, ci sono infatti le tele dove si possono fare dei dipinti. Che bella questa stanza, non vedo l'ora di far dipingere a Lola qualcosina. Anche qua c'è ovviamente la scrivania per il professore, poi abbiamo l'aula di musica, quindi c'è il pianoforte,
c'è la chitarra e c'è anche un piccolo violino per suonare, molto bello. Poi passiamo al piano di sopra, poi qui abbiamo l'aula di giardinaggio, no vabbè che bella, dove ci sono tutti questi vasi dove si possono mettere i semi per far crescere le varie piante. Qua abbiamo altri bagni, poi qui abbiamo tipo la zona biblioteca dove ci sono i computer, ci sono delle scrivanie e un sacco di librerie. Qua c'è il corridoio, qui c'è un'altra aula, aula di medicina, direi proprio di sì, perché ci sono i vari strumenti che si trovano proprio con l'espansione al lavoro dedicate al medico. E poi qui abbiamo l'aula dove si può lavorare, costruire una scultura. Molto bello, ci sono un sacco di cose, davvero un sacco. E poi abbiamo qui all'esterno il telescopio per osservare il cielo. E come vi facevo vedere prima, c'è anche la zona esterna qui dove si può fare attività fisica, quindi magari una bella corsa, cose così. E qui abbiamo tutti gli alunni che direi che non sono molto contenti di iniziare la scuola, decisamente no, però sto facendo caso adesso che non c'è Lola, no, perché non sei venuta a scuola? Comunque, ci sono appunto gli studenti, poi c'è il professore, lei una principale, quindi probabilmente sarà, non so, la preside, e poi abbiamo un altro, sì, professore, un consulente. Ok, qui come succede nell'espansione al lavoro, abbiamo dei compiti da svolgere, quindi dobbiamo partecipare alla lezione creativa in classe, dobbiamo fare una domanda sul piano e dobbiamo studiare piano online, quindi al computer. Come prima cosa sto facendo caso adesso che non c'è questo simil podio e secondo me lo devo mettere perché non l'ho visto in nessuna stanza, quindi andiamo a cercarlo. Infatti eccolo qua, il podio del professore, quindi io direi di metterlo, mettiamolo magari, non so, mettiamolo qui. Io questo lo metterei qui perché secondo me tra tutte le stanze che ci sono questa è l'aula creativa dove appunto i nostri studenti, i ragazzi possono dipingere, sì, secondo me è la più creativa di tutte, quindi lo posizioniamo qui e adesso vediamo un po' se lo possiamo utilizzare, no però non me lo fa selezionare, mannaggia, no, quindi cerchiamo di capire un po' come funziona, magari facciamo una cosa, vai qui insieme. Studia piano online, poi magari lo facciamo e fai una domanda sul piano. Intanto tutti stanno venendo qui, vediamo un po'. Ecco i ragazzi che stanno entrando a scuola. No, vabbè, questa mod mi ispira un sacco. Guardateli tutti i ragazzi, benvenuti a scuola, bentornati, primo giorno. Non mi sembrano molto contenti. Comunque, eccoli qua. Vediamo se arriva il professore, se possiamo fare qualcosa. Osserva insieme, no? Qui possiamo... è soltanto... vediamo. Dovrebbe venire però il professore, perché altrimenti non possiamo fare niente. Magari dobbiamo presentarci. Chiama da te. Ah no, eccolo qua, eccolo qua. Il professore è arrivato. Ok, quindi, ecco qua, partecipa alla lezione. Intanto tutti gli altri sono lì fermi, ma perché non venite anche voi in classe? Cioè non vi mettete belli comodi a fare qualcosa anziché stare tutti lì all'ingresso? Cioè, perché? Comunque la lezione, cioè la scuola è iniziata da un'ora e ancora praticamente non abbiamo svolto niente. Vediamo. Ah, forse però non sta partecipando perché sta dipingendo, che proviamo allora a interrompere così, vediamo. Ok, vediamo un po'. Perché? Annoiata, bella mia. D'altronde sei a scuola, devi per forza stare attenta alla lezione. Ma perché non stai attenta? Vediamo. Intanto c'è qualche ragazzo che è andato a suonare il violino, una ragazza bravissima, Martina. E poi abbiamo Malcolm che sta studiando il piano. Ok. E tutti gli altri invece non stanno facendo niente. Vabbè, lasciamoli fare. Vediamo un po'. Non riesco a capire se sta partecipando così. Sì, ok, sta partecipando. Quindi adesso facciamo una domanda sul piano.
Vediamo un po'. Acquisita l'abilità di pianoforte. La nuova abilità di pianoforte di Aria le permetterà di esercitarsi con lo strumento. Bene. Ancora, dobbiamo fare altre tre domande sul piano. Quindi, ancora una. Ancora una. E ancora una. Ok. Adesso sta partecipando alla lezione. Esatto, sì. Perfetto. Ottimo. Poi andiamo a studiare. No, facciamo anche la domanda sul violino, ok? Quindi fai la domanda sul violino e poi direi quasi quasi di andare al piano superiore a studiare al computer. Quindi dove erano i computer? Ecco qua. E facciamo altre scelte. Studia online. Abbiamo detto che deve studiare piano. Dov'è? Piano, piano, piano. Altre scelte. Non c'è, è possibile. Violino, piano. Eccolo qua. Perfetto. Quindi la prima parte l'abbiamo completata. Ed eccoci qua. Vediamo un po'. Studia online, da brava. Perfetto, anche questo l'abbiamo completato, ma stiamo davvero molto molto brave. Poi studiamo ancora online, quindi. E io ho saputo delle tue amicizie con la scuote piuttosto in gamba. Ok, grazie mille. E poi studia chitarra, quindi altre scelte. Studia, vediamo un po'. Ecco qua, ok. Bellissima questa cosa, mi piace un sacco venire a scuola con i sim, cioè vi consiglio proprio di scaricare questa mod perché funziona bene, devo dire, mi piace. Pensavo andasse peggio, cioè andasse molto più lentamente, invece devo dire che tutto sommato è anche abbastanza veloce, un po' rallenta il gioco, però mi piace. Perfetto, adesso sta studiando chitarra. Acquisita infatti l'abilità di chitarra di Aria le permetterà di esercitarsi con lo strumento e l'aumento del livello di abilità renderà disponibili nuove opportunità musicali. Molto bene e brava Aria, complimenti. Dopo dobbiamo fare altre due domande al professore sul violino. Adesso il professore dove sarà finito? Sarà ancora al piano di sotto? Andiamo a vedere nell'aula se è ancora lì. L'aula dov'era? Eravamo qua giusto prima, sì, e infatti eccolo qua. Quindi facciamo però per fare la domanda dobbiamo nuovamente partecipare alla lezione, ok, perché altrimenti non possiamo fargli le domande. Nulla, dopo la facciamo scendere, intanto sta studiando. Perfetto, anche la chitarra l'abbiamo studiata. Adesso, oltre a fare domande al professore, devi utilizzare il tavolo da lavoro ed esercitarti. Ed il tavolo da lavoro, se non ricordo male, è giù, mi sembra di sì, vediamo. No, è su, mannaggia, poi dobbiamo tornare su, eccolo qua. E facciamo, costruisci una struttura, anzi facciamolo subito prima di scendere, costruisci una struttura e facciamo scultura di cavallo. Dai, vediamo un po' come te la cavi con la scultura. Perché? Costruisci una scultura, abbiamo detto, di cavallo. No, non hai voglia? Perché non lo fai? Boh, non sta facendo niente. Nulla, allora, visto che non hai voglia, non capisco perché, costruisci una scultura, proviamo un ceppo per coltelli, allora, vediamo, nemmeno, perché non lo fai? Niente, non vuole fare questo compito, quindi andiamo dal professore, che è qui e non c'è nessuno che lo sta ascoltando, e ascoltiamo, e stiamo attenti a questa lezione soltanto noi. Fra poco la scuola sta per terminare perché manca soltanto un'ora. Eccola qua che è arrivata. Si sono bloccati tutti come se non stesse andando. Shomba Falaru, Subau, Plefaya, Varno, Spinay, Hogarberay, Ahoyabahorn. Ok, molto interessante.
Perfetto, e anche questo l'abbiamo completato. E adesso dobbiamo fare due domande sul canto. Quindi, come sempre, partecipiamo alla lezione. Quindi adesso possiamo fare domanda sul canto. Dobbiamo farne due, quindi. Non capisco perché, però, a volte, come in questo caso, si è bloccato tutto. Cioè, il tempo non scorre, se ci fate caso, non sta scorrendo il tempo, e di conseguenza loro sono fermi, immobili. Perché? Ok. Acquisite l'abilità di canto, ottimo. Ok, ma scusate, la scuola non finiva alle 3? E infatti... Perché siamo ancora qui allora? Ha un po' di problemi, nel senso che come sta succedendo adesso, si sta un po' bloccando e quindi adesso appunto sono le 3:15, però in realtà la scuola è finita, però ancora loro non me l'hanno segnalato dal gioco, probabilmente proprio perché questa moda va a rallentare un po' questa cosa. Comunque proviamo a fare l'ultima domanda sul canto, vediamo se me l'accetta, altrimenti... niente. Ok, perfetto. Fai una domanda sulla pittura. Ok. Anche le domande sul disegno le stiamo facendo. Però la scuola non è finita. Boh, vabbè. Un'ultima volta. Aria Ferrara deve ancora lavorare per 0 minuti, infatti, cioè, perché allora? Cosa vorresti che facesse? Nota, terminando la giornata in anticipo incorrerai in una penalità. Vabbè, lasciamo correre, andiamo avanti così, vediamo un po'. Però secondo me si è bloccato per forza. Altre scelte, abbiamo detto, una domanda sul disegno che abbiamo fatta, perfetto. Boh, io direi che potremmo anche interrompere qua, magari facciamo l'ultima cosa. Dobbiamo essere amichevoli con un membro dello staff. Vediamo se ne troviamo uno da qualche parte, tipo lui, ecco qua. Quindi facciamo... ok, va bene, ok, fine del turno. Denaro guadagnato 0 ovviamente, perché qua me lo segnala come se fosse l'espansione al lavoro, quindi alla fine della giornata lavorativa esce l'incasso guadagnato, in questo caso... Siamo a scuola, quindi non abbiamo guadagnato niente, però per oggi Aria ha finito con la scuola. Il suo lavoro è soddisfacente, ma gli insegnanti pensano che potrebbe migliorare facilmente se solo si impegnasse un po' di più. Non so perché in questo caso non sia andata a casa direttamente come succede con l'espansione al lavoro, ma sia rimasta al lavoro. Niente, ok, è andato, sta andando a casa, molto bene, va un po' rilento, però ce l'abbiamo fatta. Ed eccoci arrivati a casa, infatti adesso l'orario mi dice che sono le 15:30, giusto la mezz'oretta dopo la scuola. Vabbè, come abbiamo visto si è un pochettino bloccato, ogni tanto si interrompeva un po' il tempo, si impallava, però alla fine siamo riusciti a svolgere le nostre attività della giornata. È andata anche abbastanza bene perché ha fatto diverse cose, quindi sono molto contenta del suo primo giorno di scuola. Nulla, sono le 15:30, quindi io direi come prima cosa, giusto che visto che siamo appena tornate a casa è buona cosa magari fare i compiti, facciamole fare un pochettino di compiti, magari non tutti, giusto qualcosina, poi poveretta ha bisogno di divertimento, quindi magari facciamo e gioca una partita e facciamo gioca assieme per sempre, così si diverte un pochettino. Poi magari potremmo farla incontrare con Lola, ma credo di aver già giocato abbastanza, quindi magari il pomeriggio lo vediamo nel prossimo episodio. Ok, nel frattempo fatemi sapere cosa ne pensate di questa mod, se vi è piaciuta, se vorreste vederla in altri video, in altri episodi. Mi piacerebbe poterla continuare a seguire a scuola, quindi vedere la sua crescita scolastica. Magari non sempre andremo con lei, però ogni tanto mi piacerebbe farlo. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, se vorreste un video dettagliato su come l'ho scaricata. Però vi ripeto, è davvero molto molto semplice. E comunque lei sta facendo i compiti, mi sa che alla fine li ha quasi finiti. No, fate il 25%. Ok, andiamo avanti il tempo. E magari potremmo anche farle cercare un lavoro, visto che non ha praticamente soldi. Quindi poi la facciamo venire al computer e facciamo cerca un lavoro prima di giocare.
Compiti fatti al 75%. Ok, perfetto, compiti finiti, molto bene, bravissima. Seleziona una carriera per aria. Allora, lei può fare, visto che è un adolescente, la babysitter, fatti pagare per giocare con i bambini, per proteggerne la sicurezza e via dicendo, al comando ci sei tu, qui lavora è praticamente dal lunedì al venerdì, a fuori il sabato e la domenica, che sarebbe perfetto per lei, visto che le piace fare festa, le piace divertirsi, quindi il weekend ce l'ha libero per divertirsi con i suoi amici, e viene pagata non poco, perché viene pagata 33 simoleon all'ora. E tra l'altro lavora dalle 18 a mezzanotte, quindi volendo ha anche un po' di tempo dopo la scuola per poter studiare o rilassarsi. Altrimenti potrebbe fare la barista, semifrequentare la caffetteria e conosci già tutti i nomi fantasiosi delle bevande, perché non ti fai pagare per questo, qua sono 28 simoleon all'ora, però lavora il sabato e la domenica. Poi abbiamo commerciante al dettaglio, quindi lavora per il futuro avviando una carriera nelle vendite. Potrei ottenere vantaggi, sconti e preziosi simoleon, creando esposizioni e conquistandoti la simpatia dei clienti. Qua lavora il lunedì e la domenica. Poi abbiamo impiegata del fast food. Guadagna un po' di denaro da spendere servendo cibo alle persone che conosci e pulendo dopo che sono andate via per qualche tempo, qua il lunedì e il martedì. È lavoratrice manuale, boh, questo non lo farei. Siccome sei giovane in buona salute, fatti pagare da chi non lo è. I tuoi muscoli ti frutteranno denaro falciando prati o azionando grandi macchine. Secondo me questo è più per i ragazzi. Scout, ehi, poppante, la stoffa per diventare scout. Tira fuori la bussola e arruolati oggi stesso. Come scout esemplare svolgerai attività divertenti con il tuo reparto e scoprirai come si diventa membri stimati della propria comunità. Allora, qua però non siamo pagati, no, quindi niente. Io direi di chiudere qui l'episodio e vi apro un sondaggio. Vi chiedo, quale lavoro facciamo fare ad Aria tra babysitter, barista, commerciante al dettaglio e impiegata del fast food? Fatemi sapere qua sotto nei commenti quello che dovrà svolgere Aria come lavoro per guadagnare qualcosina. Nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto, di avervi tenuto come sempre compagnia. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i miei prossimi video, mettete un bel pollice in su di supporto per questa serie, vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!